Pensa che si potrà lavorare serenamente, visti tutti i malumori che hanno accompagnato comunque l'elezione? I malumori ci sono, si deve cercare di affrontare i problemi, di risolverli e ho detto di pacificare gli animi. Ho aderito ad una maggioranza civica, il percorso che ho fatto, ora sono Presidente del Consiglio e ovviamente alla luce di questo ruolo istituzionale e lo ripeto assolutamente super partes, assumerò un atteggiamento ed una condotta da Presidente del Consiglio e quindi primus inter pares, super partes. Il Presidente comunque è un soggetto politico, essendo un soggetto politico esprime la sua valutazione politica, ma il Presidente comunque ha, il soggetto politico esprime la sua valutazione politica e quindi voterò secondo scienza e coscienza. Ovviamente dovrà essere assicurato sempre, lo ripeto fino alla noia, il principio di terzietà. Non sono inconciliabili. Il Presidente è comunque un soggetto, un uomo politico che è stato eletto in una lista e quindi chiaramente avrà una sua ideologia, avrà una sua connotazione, valuterà le scelte da farsi, però nell'esercizio delle sue funzioni deve essere un arbitro. Siamo colleghi, accolgo anche l'occasione per farvi gli auguri, faccio una battuta visto che sono tanto amante del calcio, io sono juventino ma ora sono un arbitro e se si gioca Juventus-Inter io dovrò essere imparziale. Delle graduazioni, ma la salvaguardia della salute in maniera forte, marcata, decisa è penso il minimo comune denominatore che mi ha posto anche all'epoca nella scelta, nella decisione, nella determinazione di aderire a questa maggioranza. Ma ora ripeto, sono il Presidente di tutti. Presidente, ma come può conciliare è l'essere sopra le parti quando c'è una maggioranza di 17, quindi anche il suo voto sarà fondamentale, determinante. Il Presidente comunque è un soggetto politico, essendo un soggetto politico esprime la sua valutazione politica, ma il Presidente comunque ha... soggetto politico esprime la sua valutazione politica e quindi voterò secondo scienza e coscienza. Ovviamente dovrà essere assicurato sempre, lo ripeto fino alla noia, il principio di terzietà. Non sono inconciliabili. Il Presidente è comunque un soggetto, un uomo politico che è stato eletto in una lista e quindi chiaramente avrà una sua ideologia, avrà una sua connotazione, valuterà le scelte da farsi. Però nell'esercizio delle sue funzioni deve essere un arbitro. Siamo colleghi, accolgo anche l'occasione per farvi gli auguri, faccio una battuta visto che sono tanto amante del calcio, io sono juventino ma ora sono un arbitro e se si gioca Juventus-Inter io dovrò essere imparziale.